Ha un bilancio robusto in termini di formazione, in termini di investimento verso i nostri studenti. Oggi abbiamo lanciato un messaggio molto forte, abbiamo tutto, siamo in regola per ripartire e ci sono i primi segnali per farlo. Vogliamo essere un motore per l'innovazione del nostro paese. Coraggio nel scegliere, coraggio nel decidere i partner, velocità nel eseguire le decisioni che abbiamo preso. Io credo che la burocrazia non ci debba impedire di andare avanti, che trasparenza possa essere coniugata insieme alla responsabilità della decisione. Oggi avevamo molte imprese al nostro fianco, avevamo tutte le istituzioni, è un grande segnale per il Politecnico di Milano. Per vocazione, per contesto, noi siamo un'università che lavora soltanto nel campo dell'architettura, dell'ingegneria e del design. Per territorio, noi siamo sicuramente un'università che ha nella sua missione quella di fare ricerca, ma trasferirla immediatamente sul valore economico che questa può portare. Senza ricerca non si riesce a fare innovazione. Oggi abbiamo dato un messaggio molto forte, si deve investire nell'alta formazione. Se noi vogliamo che le nostre imprese, le nostre istituzioni, ho voluto sottolineare questo perché anche le istituzioni pubbliche riescano a innovare, riescano a essere sul mercato, l'unica soluzione è ad avere persone qualificate. Noi proponiamo il dottorato di ricerca sempre più vicino alle esigenze dell'innovazione che avremo bisogno. È un obiettivo per mantenere attrattività, competitività, ma soprattutto occupazione a lungo termine.